Verona Pulita cambia faccia e prende forma Prima Verona, non un semplice cambio di nome e simbolo, ma la nascita di un nuovo movimento politico che punta a farsi contenitore di associazioni e realtà diverse. Michele Croce adesso sostiene che serve un'azione forte per riportare al centro della politica i cittadini veronesi. Oggi presentiamo nome Prima Verona, che non è un cambio di nome di Verona Pulita, ma è un nuovo processo. Quindi Prima Verona è un contenitore nuovo nel quale confluiranno Verona Pulita, comitati, associazioni, gruppi di persone, e li vedrete nelle prossime settimane. È mettere gli interessi di Verona al centro dell'azione amministrativa, quella di tentare di farla incorporare a GSM in A2A di Milano. La risposta è spontanea, e no. È l'interesse delle famiglie veronesi quello di aumentare le rette delle mense del 20%. Quando ciò poteva essere evitato, perché il bilancio di AGEC è capiente, ha 1,7 milioni di utili, e quel 1,7 milioni di utili potevano essere utilizzati per sopperire a quel costo aggiuntivo, che è 1,2 milioni. Vogliamo allargarci oltre Verona. Per esempio, una delle cose che ci piacerebbe fare è presentarci anche alle elezioni del Comune di Venezia, con Prima Venezia. Per cui il nostro lavoro non sarà solo nella città di Verona, ma il prima è per mettere al centro i cittadini ovunque noi saremo presenti. Prima Verona è pronta a scendere in campo e ad affermare una sua posizione anche in comune, come ci hanno spiegato Mauro Bonato e Michele Croce. Nuovo nome, nuovo movimento, continuità o discontinuità con il passato? Abbiamo una grande continuità, solo che la continuità diventa un'evoluzione, perché prima Verona Pulita aveva fatto delle battaglie di legalità all'interno del comune per le scorse amministrative. Adesso facciamo un contenitore che raccoglierà altre associazioni che con noi faranno le battaglie per mettere al centro i cittadini e i problemi della città. Verona Pulita ha concluso la sua missione politica e ha ripulito un sistema ancora 2 anni fa, con le elezioni del 2017, e oggi a Verona, a mio modesto modo di vedere, c'è bisogno di una nuova azione amministrativa, cioè bisogna ripensare a quello che si fa, perché quello che si sta facendo non mette i veronesi al centro delle azioni. Quale sarà la vostra posizione qui in comune? Io ho stipulato con Federico Sborina 2 anni fa un programma, che è la fusione del programma della coalizione di Sborina con quello di Verona Pulita. Quel programma è stato approvato dal Consiglio Comunale. In quel programma non c'è assolutamente scritto che le mense delle scuole sarebbero aumentate del 20%. In quel programma non c'è assolutamente scritto che a GSM sarebbe cercato di venderla a Milano. Quindi rispettiamo quel programma, che vuol dire rispettiamo i cittadini veronesi.